ragionamento corretto il suo, però ovviamente se sono stati effettuati questi acquisti vuol dire che c'erano delle piccole lacune che magari servivano per completare pienamente la rosa. Per quanto riguarda personalmente, io, per me è un'occasione unica questa qui, quindi cercherò di giocarmela al massimo, di aiutare i compagni a cercare di raggiungere ancora, di scalare ancora di più le posizioni in classifica, ovviamente. No, buongiorno, io sono d'accordo come ha detto Zito, che se siamo venuti qua c'è un motivo, comunque perché, come ha detto lui, ci sono magari delle lacune, delle piccole cose da migliorare. Sono venuto qua in maniera molto positiva, sono un ragazzo che da me stesso pretende tanto, sono arrivato qua per dare una mano alla squadra, a cercare di, insieme ai ragazzi, insieme al lavoro, al mister, di cercare di portarla ai vertici e sperare in un sogno che è il Pescara, quello della promozione. No, gli esterni, i gol... Una mano, come dici te, in attacco sarebbe far gol. Io sono venuto qua con la testa giusta e sicuramente il mio obiettivo fino alla fine del campionato sarà quello anche di cercare di buttarla dentro, per forza. Grazie. Buongiorno, io ovviamente essendo il più giovane sono venuto qua... Sì, sono un 2000. Te l'avevo dato un anno in più, scusa. Sono venuto qua semplicemente prima per apprendere da quelli più grandi, quindi rubare il meglio da loro e poi cercare di mettere in pratica in campo e cercare di lavorare giorno dopo giorno impegnandomi sempre al meglio e a migliorare e cercare di tagliarmi uno spazio. Essendo il più giovane comunque sono venuto qua con la testa in tutta positività e quindi mi impegnerò sempre, quello è il mio obiettivo principale, soprattutto crescere e apprendere dai più grandi. Buongiorno. Certamente nessuno di noi ha le pretese di giocare in questa squadra titolare, che in questo momento i ragazzi hanno fatto un campionato eccezionale. Noi dobbiamo dare il massimo durante gli allenamenti, farci trovare pronto in qualsiasi circostanza. E se la squadra subirà dei cali noi dovremo essere pronti lì a cercare di eliminare questi momenti brutti, perché il girone di ritorno sarà un girone di ritorno d'inferno, quindi noi dovremo essere pronti a dare battaglia e quindi con questi ragazzi, compreso io, cercheremo di dare il massimo. Io arrivo a fine anno qui a fare una prova e con confianza, per algo vine. Y bueno, espero aportar lo mejor para el grupo. Lui sperava di rimanere qui a Pescara con molta fiducia e spera di poter dare qualcosa a lui.